Faccia a faccia con i ladri. È accaduto anche alla famiglia del sindaco di Trebaseleghe, Antonella Zoggia. A trovarsi davanti due persone in giardino nel fine settimana è stato il figlio che ha iniziato a urlare mettendoli in fuga. Un tentato furto nel caso della famiglia della prima cittadina del comune dell'Alta Padovana, ma ad altre persone è andata a peggio, con colpi messi a segno nella frazione di Fossalte, nella vicina Piombino Dese, come era accaduto nelle scorse settimane a Villanova di Campo San Piero. Dal sindaco un appello. È un invito che faccio, quello di avvisare subito sia i vicini di casa o magari facendo partire proprio l'allarme, sia i carabinieri. Credo che il controllo del territorio delle persone, prima ancora che dei sistemi d'allarme, sia più efficace, proprio se ci aiutiamo e se controlliamo gli spazi anche dei vicini di casa, oltre al nostro. Furti messi a segno nel tardo pomeriggio, all'imbrunire, quando spesso le persone sono anche in casa o stanno rientrando, cresce la sensazione di paura e di impotenza. Qui è proprio la sensazione di un passaggio a tappeto, perché sento anche dai miei cittadini, hanno visitato tutte le vie, quelle più abitate e quelle più deserte, hanno visitato in tutti gli orari, hanno tentato di entrare o sono entrati tutti i giorni, quindi sembra proprio il periodo dei furti.